La primula, con i suoi petali colorati, è il fiore per eccellenza della primavera e coltivarla in casa è davvero molto semplice. Appena acquistata, iniziamo estraendola delicatamente dal vaso. Se il panetto radicale è pieno di radici, allora dobbiamo travasarla. Scegliamo un vaso non troppo grande, giusto un paio di centimetri in più del precedente. Iniziamo con uno strato di argilla espansa per il drenaggio e poi utilizziamo come terreno un mix di torba e sabbia, che permetterà alle radici di respirare e non soffocare. Ora inseriamo la pianta e premiamo per bene. Aggiungiamo altro terriccio ed è pronta per essere posizionata all'esterno. Per concimare possiamo diluire una dose di concime liquido in acqua e innaffiare con questa miscela almeno 2 volte al mese. Ricordiamoci solo di innaffiarla almeno mezz'ora prima della concimazione. Se con il tempo sulla base del terreno dovessero formarsi piccole muffe, possiamo preparare un antifungino e antiparassitario fatto in casa, diluendo in acqua qualche goccia di olio di neem. Mescoliamo e spruzziamo sul terreno.